Ministro. Grazie Presidente. Signor Ministro, buongiorno. Siamo di fronte a un dato drammatico, 400.000 nuovi nati, ma saremo sotto questa quota per il 2021. Siamo di fronte a una emergenza natalità che non ha mai avuto picchi così drammatici. E di fronte a questa emergenza, glielo dico con estrema sincerità, Ministro, siamo convinti che questo provvedimento siano pannicelli caldi o poco più. Dobbiamo avere il coraggio di fare vere politiche familiari e queste non sono politiche familiari. Noi ci ostiniamo a pensare che le politiche familiari siano politiche di lotta alla povertà, ma non è così. La politica familiare è una cosa, la politica di lotta alla povertà è un'altra. Noi non possiamo continuare con la demolizione della famiglia dal punto di vista ideologico quotidianamente, con provvedimenti, con stratificazioni giurisprudenziali da una parte e poi dall'altra pensare che la famiglia demolita dal punto di vista ideologico possa continuare a svolgere il suo ruolo dal punto di vista sociale. Non funziona così. Una volta che la famiglia viene distrutta, viene demolita, poi è demolita per sempre e non si può pensare che la natalità sia colmata con altre risorse. La natalità si colma con la famiglia e niente di diverso. Il mio pensiero va oggi ai 20 milioni di famiglie italiane, ai 20 milioni di papà, ai 20 milioni di mamme che questa mattina si sono svegliati, hanno accompagnato i loro figli a scuola, sono andati al lavoro, hanno predisposto per loro la colazione, hanno predisposto il pranzo per quando torneranno. La quotidianità di questo lavoro che è molto spesso lasciata senza risorse, senza aiuti, senza sostegno. Il primo colossale neo di questo provvedimento è aver voluto legare ancora una volta le politiche che si dice siano familiari, ma in realtà sono politiche sociali, alla questione dell'ISEE. Non possiamo legare le politiche familiari all'ISEE. L'ISEE è uno strumento di misurazione della ricchezza. L'ISEE va bene se vogliamo usarlo per le politiche di lotta alla povertà, in modo che le famiglie, le realtà, le persone che debbono essere aiutate a uscire dalla povertà abbiano un misuratore affidabile. Ma nel momento in cui noi vogliamo fare delle politiche familiari, dobbiamo uscire da questa specie di loop dell'ISEE. Dobbiamo uscire dall'ISEE, perché l'ISEE in primo luogo non è fatto per le politiche familiari. Ma scusate, noi diamo indiscriminatamente il bonus facciate, abbiamo i soldi per il bonus terremoto, come è giusto che sia, senza considerare l'ISEE. E di fronte a una emergenza come quella della denatalità, colleghiamo le politiche di sostegno alla natalità all'ISEE. Capite che è una follia. Abbiamo i soldi per dare il bonus facciate a tutti gli italiani e invece limitiamo le politiche di sostegno alla natalità con lo strumento dell'ISEE. Questo è in sé il primo dei grandi problemi. Il secondo dei grandi problemi è che oltretutto l'ISEE è pure uno strumento iniquo, è pure uno strumento che misura male la ricchezza. È uno strumento, per esempio, che misura la ricchezza lorda. Ma come si fa, a applicare, a calcolare l'ISEE sulla base del reddito lordo? Così costringiamo gli italiani che già pagano le tasse a pagare le tasse due volte, perché si trovano oltretutto il loro indicatore di ricchezza non basato sul reddito netto, come sarebbe giusto, ma sul reddito lordo, come oggi ci troviamo a misurare. Ancora abbiamo evidenziato più e più volte la necessità di togliere dal paniere dell'ISEE la casa familiare, perché la casa familiare non produce nessun reddito per la famiglia che la abita. La casa familiare è il minimo sindacale che dobbiamo riconoscere alla famiglia per poter crescere i suoi figli, per poter fare quello che la Costituzione impone di fare. Perché non ci dimentichiamo che mantenere, istruire e educare i figli non è così un vezzo che le famiglie italiane hanno, è un dovere che la Costituzione impone alle famiglie. E allora noi non possiamo tassare quella parte di reddito che le famiglie utilizzano per un loro dovere costituzionalmente stabilito, appunto mantenere, istruire e educare la prole. Allora dobbiamo, Ministro, fare un cambio di passo deciso. Dobbiamo decidere se vogliamo investire davvero su questo Paese, se vogliamo investire davvero sulla famiglia, oppure se vogliamo continuare a raccontarcela.
perché possiamo raccontarcela per i prossimi secoli, ma il risultato purtroppo, e ce lo dice l'Istat, sarà invariabilmente lo stesso, e cioè un penoso declino demografico del nostro paese che dagli attuali circa 60 milioni di abitanti arriveremo molto presto a essere un paese da 30-35 milioni di abitanti. Questo senza considerare gli effetti della denatalità sulla bilancia sociale, perché attualmente la generazione che sta reggendo il peso degli anziani, delle persone che non sono più autosufficienti a causa dell'età, è ancora una fetta larga, perché sono i cosiddetti baby boomer, i nati negli anni 70, ma quando i baby boomer andranno in pensione, sotto non ci sarà più nessuno che pagherà quelle pensioni, avremo anziché una piramide demografica, abbiamo un fungo demografico in cui la parte di popolazione attiva sarà talmente esigua da non poter più portare il peso. Allora qui non si tratta di fare politiche ideologiche, si tratta semplicemente di avere buon senso, di investire sul futuro del nostro paese, di investire sul bene più importante che abbiamo, che sono le nostre famiglie. Famiglie, Ministro, sono la mamma e il papà con i figli, non è difficile, è così da sempre, da che c'è il mondo. Allora lasciamo perdere le ideologie e investiamo sul vero bene primario del nostro paese, la famiglia naturale, quella che la nostra Costituzione contempla. Allora io a questo punto ringrazio il ministro Bonetti che ha voluto ascoltare il Parlamento e tutte le forze politiche che all'unanimità hanno chiesto l'apertura di un tavolo per la riforma dell'ISEE. Certamente è un passo importantissimo e sono molto contento di questo, perché è un risultato di tutte le forze politiche che siedono in questo Parlamento. Ma dobbiamo andare oltre la riforma dell'ISEE, dobbiamo avere il coraggio di dire che l'ISEE non si può applicare alle politiche familiari, dobbiamo avere il coraggio di dire che oltre ai congedi parentali, oltre agli asili nido, che sono per carità una politica lodevole contenuta in questo provvedimento, dobbiamo finalmente arrivare a un fisco a misura di famiglia. Chiamiamola flat tax, chiamiamolo fattore famiglia, chiamiamolo come vi pare, il concetto è semplicissimo: tutto quanto la famiglia guadagna e spende per crescere i figli non può essere tassato, non può essere toccato dal fisco. È molto semplice, Ministro, questo è quello a cui dobbiamo arrivare. Il resto sono, per carità, anche idee interessanti, anche proposte animate dal migliore interesse, ma non risolveranno il problema. Allora, tutto questo per dire, è un provvedimento sul quale noi certamente, poi verrà anche detto più avanti nella discussione, nella dichiarazione di voto, non faremo mancare il sostegno, ma le chiediamo politiche coraggiose, le chiediamo un cambio di passo coraggioso. Non posso più sentirmi dire, non possiamo più sentirci dire in quest'aula parlamentare, non ci sono i soldi, perché se non ci sono i soldi per i nostri figli, allora non ci sono i soldi per nient'altro. Perché mi dite che cosa serve costruire autostrade, cosa serve costruire ferrovie, cosa serve investire in chissà quali infrastrutture, se poi quelle infrastrutture non saranno utilizzate da nessuno perché non ci saranno più i nostri figli a utilizzarle. Tanto vale invertire il trend, tanto vale avere finalmente il coraggio di dire che oggi chi mette al mondo un figlio è un eroe e lo Stato si deve mettere a fianco di questo eroe, sostenerlo, aiutarlo con tutte le risorse che ci sono a disposizione. Grazie.